Estate 2021. Finalmente si possono disputare le Olimpiadi estive. E qual è lo sport più diffuso sulle spiagge? Beh, facile. Il beach volley. Il beach volley è considerato a tutti gli effetti un derivato della pallavolo indoor, disciplina inventata in California nel 1920. Il suo inventore è il professor William G. Morgan, che decise di mescolare elementi tipici di tennis, basket, baseball e pallamano con l'obiettivo di creare un gioco per i suoi studenti senza contatto fisico. Ma ripercorriamo velocemente le tappe di evoluzione del beach volley. Il primo 2 contro 2 si gioca a Santa Monica, California nel 1930. Nel 1947 a State Beach viene organizzato il primo torneo ufficiale di beach volley. Ad imporsi è la coppia Senez-Harris. Il premio? Una cassa di Pepsi! Negli anni 50 il beach volley diventa parte integrante dello stile di vita californiano, tanto che anche i Beatles a Sorrento Beach si dilettano in palleggi e colpi di bagger. È invece del 1976 il primo campionato ufficiale, sempre negli States. Sarà poi invece nel 1986 la volta della prima esibizione internazionale, a Rio de Janeiro, la prima con oltre 1500 spettatori. La corsa del beach volley è inarrestabile. Nel 1992 è presente alle Olimpiadi di Barcellona come sport dimostrativo, mentre nel 1996 ad Atlanta diventa sport olimpico con un successo di pubblico strepitoso. 108.000 spettatori assistono complessivamente alle gare del torneo. Il culmine del percorso del beach volley viene raggiunto con l'organizzazione dei campionati del mondo a Roma nel 2011. Sui campi in sabbia allestiti al Foro Italico si sfideranno 96 coppie provenienti da oltre 30 nazioni. Il titolo iridato viene conquistato dal Brasile sia nel maschile sia nel femminile. L'area di gioco è un rettangolo di sabbia che misura 16 x 8 metri e composto da una sabbia fine e circondato da una zona libera larga almeno 3 metri. Il campo è delimitato da linee di gioco larghe 5-8 cm. L'altezza e le caratteristiche della rete sono le stesse della pallavolo. Si gioca 2 contro 2, non sono ammessi cambi, non ci sono posizioni in campo e si gioca al meglio dei 3 set. Ogni set è di 21 punti. Le regole del beach volley non si differenziano molto da quelle del volley indoor, ma per capirle meglio abbiamo incontrato due coppie di campioni. Io sono Andrea Biachi. Io sono Tiziano Andreazza. Siamo giocatori e allenatori di beach volley all'interno della struttura Quanta Club e pratichiamo questo sport insieme, quindi di coppia, per il settimo anno consecutivo, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Nel beach volley si gioca 2 contro 2, poi cambiano chiaramente le dimensioni del campo, poi leggermente più piccolo, non è 9x9 ma 8x8 metri. Cambia l'ambiente in cui si gioca, perché ovviamente si pratica sulla sabbia invece che in una palestra. E cambia leggermente anche qualche regola, oltre al sistema di punteggi, i set finiscono al 21, bisogna vincerne 2 per finire la partita invece che 3 set al 25. E cambia anche per quanto riguarda i fondamentali di gioco, diciamo. Siamo Michele Lantignotti e Francesca Micheletto e facciamo parte del team della Sirdeco Beach Volley Academy di Pescara e siamo 2 atlete di beach volley italiane. Sì, le differenze tra il volley e il beach volley sono molteplici, iniziando appunto dal numero dei giocatori, perché a pallavolo abbiamo 6 contro 6, mentre a beach volley siamo 2 contro 2. Il campo anche ha delle dimensioni ridotte, è 1 metro in meno rispetto a quello della pallavolo e molte regole sono differenti, infatti il gioco si adatta molto al fatto che il numero di giocatori è ridotto. Poi vabbè, come abbiamo detto un po' anche prima, c'è tutto l'aspetto del tempo, del meteo, dello stare all'aperto, che questa è sicuramente anche della sabbia in sé le differenze maggiori con lo sport al chiuso in palestra. La sabbia sicuramente artificiale è una sabbia particolare, tanto che noi portiamo avanti ormai un lavoro curato con il nostro preparatore Luca Zago e naturalmente, oltre ad essere un tipo di sabbia allenante da un punto di vista sicuramente della preparazione atletica, lo è anche perché permette di lavorare in condizioni di difficoltà anche sulla realizzazione di alcuni fondamentali tecnici e questo naturalmente è un vantaggio.
Dall'altra parte sicuramente consente di lavorare all'interno dei palloni e quindi delle strutture tensostatiche senza che venga prodotta polvere, quindi questo è un vantaggio per gli utenti, sia per chi allena naturalmente per chi viene a giocare. Sì, c'è da aggiungere che la sabbia è anche riscaldata, quindi durante l'inverno, nonostante fuori dalla struttura nevichi o faccia freddo, la sabbia riscaldata, quindi ci si riesce ad allenare comunque senza calzari, senza problemi. Faccio beach volley tutto l'anno, quindi anche d'inverno, e al momento mi alleno a Milano. E Francesca invece no. Io invece d'inverno metto i panni della giocatrice indoor ancora, quindi ritorno in palestra con scarpe ginocchiere e le porto avanti tutte e due. Fino ad ora è ancora un po' fattibile come cosa, poi però mi sto anche rendendo sempre più conto che per arrivare a determinati livelli e migliorare totalmente nel proprio sport bisogna prendere una decisione nell'altra e specializzarsi un po' di più sia d'inverno che d'estate nello stesso sport. E noi a Milano ci alleniamo utilizzando appunto i campi indoor durante la stagione invernale e outdoor durante la stagione estiva. Abbiamo un allenatore, Luca La Rosa di Torino, che coordina quello che è il progetto. Abbiamo una serie di collaboratori che ci affiancano sul campo, che sono allenatori, persone appunto che fanno parte integrante dello staff, e insieme a loro sviluppiamo e naturalmente aggiorniamo quello che poi è il tema, o naturalmente gli argomenti che cambiano anche a seconda insomma del periodo e a seconda delle esigenze tecniche e tattiche e della pianificazione che viene fatta durante tutto l'anno. Io credo che nel beach volley ci sia una varietà di colpi molto maggiore, perché è uno sport alla fine molto più tecnico. Nella pallavolo puoi usare un po' di più la mano aperta, no? Dei tocchi più morbidi, che invece nel beach volley non sono permessi, però fondamentalmente è più un po' più di ignoranza magari l'indoor, sono meno le atlete che giocano tecnicamente. Per assurdo, io nell'indoor sono considerata una giocatrice tecnica, poi arrivo sulla sabbia e invece sono considerata quella un po' più ignorante. Sì, nel volley c'è il famoso pallonetto mano aperta, mentre a beach questa cosa non si può fare e si sostituisce spesso con la nocca oppure con il colpo con le punta delle dita, che è il cobra. Beach volley ci sono due volley principali e due posizioni, nel senso che quando si batte c'è sempre una persona che fa muro, quindi un muratore, e una persona che sta dietro, quindi un difensore. Quindi io sono il muratore della coppia, Andrea in questo caso è il difensore. Mentre quando si riceve, cioè battono gli avversari, una persona gioca sul lato sinistro e una persona gioca sul lato destro. Si divide il campo. La giocatrice di muro e la giocatrice di difesa. Sì. Quella più alta in generale è la giocatrice di muro e quella un po' più bassa della coppia, ovvero io in questo caso, è la giocatrice di difesa. E entrambe però facciamo tutto, cioè riceviamo, alziamo, attacchiamo e battiamo, e però una delle due sta sotto rete, diciamo, a fare il muratore. Una sorta di precedenza, perché esatto. Poi può capitare veramente nel gioco di scambiarsi. La ricezione viene effettuata naturalmente utilizzando il fondamentale del bagger, e non fa male, perché beh, innanzitutto si è abituati a ricevere anche palle che hanno una velocità vicina ai 100 km orari per quello che riguarda appunto servizio, attacchi avversari. Sicuramente l'abitudine a effettuare questo tipo di fondamentale permette anche di sopperire meglio a quelle che sono le legnate che qualche volta arrivano. Io sono molto una new entry, no, di questo sport, quindi alla fine ho visto solo gli ultimi anni. Di sicuro è un gioco che sta diventando sempre più fisico, anche in questo caso, e sempre più veloce. Si punta a velocizzare molto il gioco, quando una volta magari era più lento, più di precisione, adesso serve la rapidità. Sì, si stanno cercando nuovi schemi, nuove strategie e si stanno sfruttando magari anche le nuove regole. Ad esempio, una volta non si poteva palleggiare di seconda di là assolutamente, adesso negli ultimi anni è entrato il palleggio in asse, cioè il palleggio di seconda con le spalle rivolte esattamente verso dove esce la palla. Sì, oddio, negli ultimi anni la questione pallone è cambiata molto. Prima si giocava con un altro pallone, quest'anno è subentrato il Wilson. E sono un po' diversi.
Qualcuno dice che questo è un po' più pesante, l'altro era più leggero, più piccolo, più grande. In realtà è tutta questione di abitudine, di allenamento. Noi all'inizio magari ci trovavamo meno con il nuovo pallone, adesso che ci stiamo sempre allenando con lo stesso pallone ci troviamo meglio con questo pallone. È un po' una questione di abitudine e di allenamento sicuramente. Fa la differenza soprattutto per il clima. Se un pallone è più leggero vola di più, se lo controlli meno, se è più piccolo qualcuno si trova meglio, qualcuno si trova peggio, ma è molto soggettiva secondo me la questione. Allora, nel nostro sport recentemente c'è stata l'introduzione di un nuovo pallone, appunto il pallone Wilson, rispetto al precedente ha delle caratteristiche diverse, quindi sicuramente permette un maggior utilizzo del palleggio, che è sempre più sinonimo di espressione di alto livello, perché sicuramente permette un'accelerazione di gioco che è espressione in questo momento dell'evoluzione appunto massima, e naturalmente anche il servizio più praticato, mentre precedentemente era la battuta float o salto float, con questo pallone ad alto livello si utilizza di più il servizio spin con rotazione, quindi molto più simile ad un attacco. Abbiamo degli sparring partner top, sono la nostra salvezza. Sì, sono la nostra salvezza perché noi non abbiamo un team composto da più atlete, siamo solo io e lei e ci alleniamo sempre in due, e quando facciamo la parte di gioco reclutiamo quasi sempre dei ragazzi lì della nostra zona che anche giocano per pallavolo. Per variare un po' la tipologia di giocatore, sì, di persone che potresti incontrare, perché comunque a Beach Volley sai quasi all'ultimo chi scontrerai. Perciò devi essere pronto veramente a cambiare modo di giocare, idea di come giocare all'ultimo momento. Vi vedremo alle prossime Olimpiadi. È un bel sogno, sarebbe proprio un bel sogno. È un sogno nel cassetto, certo. Per ora rimane nel cassetto, ma noi lavoriamo ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi, quindi chissà, magari.